Volevo farvi vedere un televisore che abbiamo preso per la cucina e abbiamo deciso un televisore particolare cinese per vedere un pochettino innanzitutto come funziona, però aveva un particolare diverso da tutti gli altri televisori che è il design della cornice del televisore con un vetro anteriore che dopo vi farò vedere. Allora, difficile veramente nominarlo questo televisore, Kaiyuxun 32 pollici, un 720p, però ha la particolarità che è un televisore multimediale, dotato comunque di triplo sintonizzatore, quindi DVB-T, DVB-T2, DVB-C per il satellite e anche, o meglio, perdonatemi, DVB-C per il cavo e DVB-S2 per il satellite. Tre ingressi HDMI, tra i quali uno Arch, fondamentale per l'utilizzo delle soundbar, alimentati le USB, che sono due, con il loro media player incorporato all'interno del software, che sono alimentate da 0,5 A, classe di energia A+, che è anche importante, ingresso slot cam, uscita ottica H, uscita coassiale, uscita analogica, insomma, ha un pochettino tutte le uscite che dopo andiamo a vedere direttamente da vicino. Questa è la confezione, ma passiamo direttamente al televisore e ve ne parlerò in modo abbastanza approfondito perché, devo dire la verità, ha dei lati estremamente interessanti, ma anche qualche piccola mancanza che spero che si aggiornerà con l'aggiornamento del Allora, eccomi qua, software. abbiamo scartato il nostro televisore, però voglio dire una cosa molto importante. Allora, quando lo aprite, attenzione a queste plastiche perché veramente rischiate di rovinarlo, quindi apritelo con attenzione, staccate le plastiche in modo molto certosino. Telecomando lo troviamo all'interno della scatola, dotato di due pile stilo AAA e manuale di istruzione veramente elementare, dice poco nulla. E certificato di garanzia, ricordiamoci 24 mesi da garanzia con lo scontrino. Se invece ci facciamo fare la fattura, mi sembra che sia 12 mesi, almeno così c'era scritto su Amazon. Allora vi dico subito: il televisore, eccolo qua, lo vedete. Quello che mi è piaciuto di questa televisione, prima di cominciare tutta la recensione, perché hai scelto un televisore cinese? Ve lo spiego subito: avevo bisogno in cucina di una televisione minimale, senza quelle cornici troppo doppie che a me non piacciono. Pertanto, questo televisore ha uno chassis comunque molto robusto, però ha uno schermo veramente attaccato direttamente alla fine, quindi vedete come se i bordi non ci fossero assolutamente. Questa è la cosa che mi ha spinto a comprarlo, al di là del fatto che comunque è un televisore smart TV con Netflix che utilizzo, però manca Amazon Prime Video e io ho avviato direttamente con una chiavetta Amazon Fire Stick 4K che già ho. Ma andiamo a vedere un pochettino dietro il comparto dei collegamenti. Ora vi faccio vedere a debita distanza la disposizione dei due altoparlanti. Vedete, direttamente posti sotto, hanno una buona cassa armonica, sotto c'è l'LED di stato, ma avviciniamoci, andiamo a vedere direttamente un pochettino il comparto comandi nella parte sottostante. Allora, il comparto comandi nella parte sottostante è molto semplice, qui abbiamo diciamo, i collegamenti analogici, mentre invece abbiamo le tre prese HDMI, la 1, la 2 e la 3. La 3 è un HDMI dotato di sistema Arch, ingresso cablato di rete. Voglio ricordare che è anche un sistema Wi-Fi solo da 2.4, non dual band, mentre invece qui abbiamo l'ingresso per l'uscita ottica. Ma nello stesso tempo ci possiamo anche utilizzare una fantastica chiavetta di Amazon Fire Stick 4K che ci consente di poter ampliare, diciamo, il comparto direttamente della multimedialità. Lateralmente vediamo l'ingresso per il segnale del satellite S2, mentre invece qui abbiamo l'ingresso per l'antenna a 75 ohm. Qui abbiamo il modulo CAM interface, common interface, mentre invece qui abbiamo due ingressi USB, tra i quali c'è anche l'alimentazione a 0,5 A che ci consente di poter ovviamente attivare anche la nostra chiavetta Fire Stick, come vi dicevo prima. La seconda la possiamo utilizzare per vedere i contenuti direttamente attraverso l'ingresso la chiavetta USB. Voglio ricordarvi che comunque se viene formattata con EXFAT32 il televisore non la vedrà, quindi vi consiglio di formattarla con FAT, o meglio con formattazione NFTS, in modo da poter caricare anche i formati video estremamente grandi. Allora, questo è il supporto VESA che abbiamo nella parte posteriore del televisore e vi do anche le misure precisissime. Allora, abbiamo 20 per ben 10 centimetri. Allora, volevo farvi vedere, innanzitutto vi dico subito che l'audio è molto buono, si sente bene, comparto di cambio canale veloce, questa è una cosa che interessa molto, perché sono dei televisori che per cambiare canale veramente ci mettono una vita, questo qua è veloce. Il comparto invece multimediale delle applicazioni, ci sono tutta una serie di applicazioni, però manca Amazon TV, che spero la inseriscano
in un eventuale prossimo aggiornamento, però vi volevo dire che è dotato comunque di altre applicazioni comunque interessanti. Allora, YouTube e Netflix sono inserite direttamente sul telecomando, quindi la possiamo tranquillamente accedere a Netflix direttamente utilizzando il telecomando e possiamo accedere ai contenuti, ovviamente video, anche in alta definizione. Siamo entrati all'interno dell'interfaccia di Netflix. Allora andiamo immediatamente a vedere quella che è un pochettino la mia pagina personale. Allora siamo entrati nella nostra applicazione, andiamo a vedere un pochettino quelle che sono anche la navigazione del sistema. Vedete, comunque è bello scorrevole assolutamente, anche l'apertura è molto rapida. Vi dico subito che funziona molto bene, ho avuto modo di poterlo provare un pochettino, ora l'ho rismontato per farvelo vedere perché mi interessava comunque mostrarvi un pochettino anche il funzionamento del sistema. Allora, la qualità video, devo dire la verità, pur essendo un HD Ready, non è assolutamente male, mi è piaciuta, non ci sono scatti, non ci sono artifici. Io ho disabilitato però quelle che sono le accelerazioni hardware e software, per esempio, per togliere alcuni difetti, quindi bisogna disabilitarle così abbiamo un segnale puro e riusciamo a vedere meglio la televisione. Anche l'audio che sentite comunque è veramente di buona qualità, è bello alto, si sente bene e non ha assolutamente nessun tipo di distorsione per quanto riguarda il volume, fino al 75%. Vi dicevo, veloce, l'interfaccia mi piace, manca Amazon Prime, ce ne faremo una ragione, però utilizzerò la chiavetta, perché in questo caso non mi sono creati problemi, perché ho ben due chiavette Fire Stick di Amazon che sono estremamente veloci e posso fare anche altre cose con la chiavetta. Intanto vedete le immagini che scorrono, io non so se riuscite a vederle bene perché vi sto parlando, però io ora andrò via da questa parte, da questa postazione, perché vi voglio far vedere un pochettino per quanto riguarda l'interfaccia di questa televisione. Siamo entrati nell'interfaccia, vi faccio vedere che comunque è molto fluida, vedete anche i colori sono molto buoni, ricordo che la stanza è molto illuminata, abbiamo la possibilità di utilizzare Netflix, però manca Amazon TV. Queste sono, vedete, le varie impostazioni che abbiamo, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, Arce, addirittura USB, ho collegato direttamente una chiavetta USB dietro, formattata direttamente con NFTS. Allora vi dico subito che Avenger Infinity che ho posizionato su questa chiavetta è un, diciamo, è un film 4K e non è supportato. In questo caso Gemini Man, che è comunque un film a alta definizione Full HD 1080p, si vede veramente molto bene. Vediamo un attimino anche il volume. Io in questo caso non sto utilizzando nessun artificio, sto lanciando direttamente il film sopra la chiavetta e non c'è nessun tipo di scatto. Vedete, il media player riesce tranquillamente a leggere questo film in alta definizione. Vedete, anche i colori sono molto buoni, sinceramente non ho nulla da recriminare a questo televisore, credo di aver fatto un buon acquisto. Altra cosa che vi volevo far vedere per quanto riguarda le impostazioni, sono veramente molto rapide e diciamo che il comparto delle opzioni è molto variegato. Allora, rete, vedete, vi faccio vedere. Allora, wifi, possiamo direttamente, in questo caso andiamo a collegare la nostra rete, perché non l'avete collegata, siamo passati a wifi, voglio farvi vedere direttamente la scansione automatica oppure manuale, vi faccio vedere che non supporta la modalità dual band, ma vede direttamente le reti a 2.4 GHz. Un'altra cosa che vi volevo far vedere, andiamo direttamente nel sistema, vi faccio vedere, andiamo su More, andiamo in Screencast. In questo caso noi possiamo condividere direttamente il contenuto del nostro telefonino e vedere anche supporti video direttamente. Allora andiamo ad attivare direttamente sul nostro televisore e lo andiamo ad attivare sul nostro telefono. In questo caso stiamo utilizzando il Samsung, vedete? In questo caso mi metto davanti alla telecamera, vado a impostare direttamente avvia ora. Ecco qua. Tranquillamente possiamo utilizzare ovviamente tutto quello che vogliamo direttamente, anche YouTube, ascoltare la musica. Allora, come vedete, il televisore funziona anche bene per quanto riguarda l'interfaccia con il nostro telefonino, che possiamo utilizzare con la massima tranquillità e possiamo fare ciò che più ci aggrada assolutamente. Diciamo che non mi sono pentito dell'acquisto, perché a me quello che interessava, come vi ho detto all'inizio, è il design minimale, perché l'unica cornice che vediamo è quella là sottostante, mentre invece lateralmente non c'è alcun tipo di cornice, è tutto display, tranne qualche piccola cornice interna di meno di mezzo centimetro. Allora, le immagini sono luminose, vi ho fatto vedere direttamente attraverso la telecamera, sarà una stanza molto illuminata,
provate a immaginare in una stanza al buio, la qualità dei colori comunque è molto buona, anche perché ci sono tutta una serie di regolazioni delle curve video, o meglio, le curve del colore, della illuminazione, del contrasto, veramente molto buona. Cosa importantissima che vi volevo dire, è fondamentale, sto aspettando degli aggiornamenti che ci consentono di poter vedere Amazon Prime Video, ma allo stesso tempo di poter prendere contenuti multimediali anche attraverso gli hard disk NAS, attraverso il cavo di rete, attraverso il wifi, direttamente se abbiamo un hard disk di rete, perché attualmente non sono riuscito in alcun modo a farlo. Sto aspettando una risposta del produttore al quale ho scritto. La televisione me la tengo perché mi piace come design minimale, e la cosa fondamentale, anche molto importante, è che c'è un cambio di canale molto rapido. Molti chiedono spesso questa informazione perché molti televisori sono lenti a cambiare canale. Questa è una cosa che secondo me è una sorta di disfunzione che stanno cercando di risolvere. Quindi il cambio canale è molto buono, la sintonizzazione è molto buona, come già vi ho detto, si vede comunque molto bene. Non ci sono quelle immagini pixelate, ha una buona sensibilità del sintonizzatore dove troviamo anche il sintonizzatore satellite, insomma. Non mi resta comunque che salutarvi, assolutamente. Minimale, economico, cinese, tutto quello che vogliamo, però comunque devo dire la verità, il pannello si vede bene, i comandi sono buoni, quindi cosa vi devo dire? La scelta sta a voi. Io vi saluto e vi ringrazio, mi fa piacere aver condiviso con voi questa mia esperienza. Ciao!